Amici, buongiorno, siamo sempre noi nell'Edicola Show. Oggi vi parliamo di Filastrocchi and Roll, eccolo qua. Canzoni, racconti e filastrocchi, Renzo Cugis e Gianfranco Liori, che sono di qua direttamente da Cagliari. Oggi presenteranno questo libro alla biblioteca Ennio Flaiati. Allora, leggiamo. In questo libro ci sono 10 canzoni per fischiettare, canticchiare, ballare, ascoltare, sfilinsfucchiare, contare, filastrocche, dormire, svegliarsi, leggere e imparare. Oh, oggi raramente si fanno cose dedicate interamente ai bambini, loro l'hanno fatto e devo dire in una maniera così delicata, così carina. Io ho avuto modo di sentire qualcuna di queste canzoni, ma da oggi lo piazzerò in macchina e lo sentirò tutto, così mia figlia, anziché di sentire Tintarella di Luna, che è una bellissima canzone, solo che l'ha sentita 680 volte, quindi le proporrò questo oggi. Vogliamo cominciare con una cosetta? Intanto, voi siete di Cagliari, cosa fate di lavoro? Il vostro vero lavoro è questo? Un po'. Che il lavoro con le figlie è questo, perché noi abbiamo fatto questo disco per cantare le canzoni ai nostri figli. Ah, l'altro lavoro vero, invece, io ho una libreria e lui è un geometra. Sono un geometra cantante gentiluomo. Insomma, sono due intellettuali alla fine. Quindi anch'io potrei fare, io invento le favole per mia figlia, solo che le mie sono impubblicabili, perché piacciono solo a mia figlia, dico delle robe veramente assurde, delle volte quando non mi viene niente. Invece voi siete riusciti a mettere a frutto questa cosa, sono un po' invidioso di voi, che riuscite a scrivere questa cosa. Una delle mie preferite è quella dell'aglio, la canzone dell'aglio. Facciamo quella dell'aglio. Dai, fate quella dell'aglio, che si intitola Il cia-cia-cia dell'aglio. Il cia-cia-cia dell'aglio, bambini, sentite il cia-cia-cia dell'aglio, o meglio, genitori, fate sentire questa canzone, tanto questo andrà alle 11. Quindi stasera, prima di andare a letto, li portate davanti al computer e dite, sentite il cia 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 dell'aglio. Prego! Quella polpetta aveva l'aglio, sono sicuro e non mi sbaglio, si sente quando sbadiglio, appena arrivo e dico ciao. Quella polpetta aveva l'aglio, sono sicuro e non mi sbaglio, si sente quando sbadiglio, appena arrivo e dico ciao. Mi piace mangiare le cose che piacciono ai grandi, cipolle, salsicce ed anche i sapori piccanti. Mi piacciono il cavolo ed i peperoni, formaggi, puzzoni, come il gorgonzola, che hanno il profumino dei piedi appena torno da scuola. Quella polpetta aveva sono sicuro e non mi si sente quando appena arrivo e dico ciao. Appena arrivo e dico ciao. Appena arrivo e dico ciao. E nonostante, devo dire che qui sfioriamo gli 80 anni, devo dire che John Wayne ha tenuto il ritmo di questo cia cia cia. Sono esperti in cia cia. Addirittura lui non ha neanche bisogno dell'aglio delle volte. Allora, andiamo a sfogliare questo libro, vediamo un po'. Allora, questa era il cia 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 dell'aglio, guarda, ecco qua, vediamo un po' se mi incuriosisce la filastrocca del bambino miope. Questa è carina, la filastrocca del bambino mio, perché sai, tutti i bambini, quello che è, occhiali, apparecchio, esatto, magari esatto, si fanno qualche piccolo problemino, invece voi sdrammatizzate la situazione con la filastrocca del bambino miope. Sentiamo! Ho visto qualche duno, ma era più di uno. E dopo ho visto un bue, invece sono due. Poi ho incontrato un re, mi sa che erano tre. In braccio aveva un gatto, invece erano quattro. Ehi! A volte vedo poco guardando da lontano, mi servono gli occhiali e devo andare piano. A volte vedo poco guardando la lavagna, mi servono gli occhiali. E non ne faccio un dramma. Ehi! Mostratemi le lingue, i
bambini, esatto, i bambini, sono soltanto 5, ma che bugiardo sei, lo ammetto erano 6, ho preso 6 mollette, le compe sono 7, ho visto un bel biscotto, ma ne ho mangiati 8. A volte vedo poco guardando da lontano, mi servono gli occhiali e devo andare piano. A volte vedo poco guardando la lavagna, mi servono gli occhiali. E non ne faccio un dramma. Hai 7 biglie nuove, sbagliato sono 9. Ma quanti errori feci? Ne manca uno, eh? 10. Manca uno a 10. Ne manca uno a 10. A volte vedo poco guardando da lontano, mi servono gli occhiali e devo andare piano. A volte vedo poco guardando la lavagna, mi servono gli occhiali. E non ne faccio un dramma. Ho sbagliato gli accordi, ma va bene. Ma va benissimo, bravi bambini, mi raccomando, non ne fate un dramma se vi dovete mettere gli occhiali o l'apparecchio. Anch'io ero schiavuto, posso dire beati i vostri figli. Cioè ci hanno due genitori così che quando tracatacatrac. Pensate che i genitori di John Wayne invece lo vedevano la sera e gli cantavano pensavo. Allora facciamo l'ultima e così chiudiamo il terzetto. Scegliete una, quella che vi piace di più a voi, qual è? La mutanda blues. La mutanda blues. Allora, mutanda blues, Renzo Cugis e Gianfranco Liori. Liori. Direttamente da Capoterra. Ah, bene, a Capoterra. Lo dico bene, a Capoterra. Capoterra. Sono parente di Marco Carta. Prego! Sono una mutanda, una volta ero bianca, col disegnino di un vecchio cartone animato che non danno più alla TV. Sono una mutanda, ho l'elastico rotto, ho il tessuto slabbrato, un buco sul lato e poi l'etichetta non si legge più. Una mutanda blues, una mutanda blues, non ridere perché nel tuo cassetto ce l'hai anche tu. Sì! Una mutanda blues, una mutanda blues, non ridere perché nel tuo cassetto ce l'hai anche tu. Non è un bel mestiere, non immaginate neppure le cose che da quelle parti ci tocca sentire. Sono una mutanda, ma sono in pensione, ormai sono vecchia, sono scolorita, sono una mutanda che non viene usata. Una mutanda blues, una mutanda blues, non ridere perché nel tuo cassetto ce l'hai anche tu. Una mutanda blues, 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 una mutanda hey, una mutanda 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 mutanda, una mutanda 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 mutanda. Renzo Cugis e Gianfranco Liori, Filastrocchi and Roll. Posso chiedere, ma c'è in giro questo da prendere? Sì, yes, sì, sì. Si trova anche sui canali in rete, Amazon, eccetera. Allora, no, diciamo, perché magari uno poi vede sta cosa e dice, devo prendere la mia bambina. Tu lo devi comprare? Allora, su Amazon si trova, quindi ve lo faccio vedere, Filastrocchi and Blues, su Amazon si trova, poi. Librerie provate, librerie per ragazzi, lo trovate? Feltrinelli, sì, lo trovate? Sì, sì, sì. Sempre fanno entrare a Feltrinelli, non è detto. E qui le donne subito. Vabbè, ringraziamo ancora Renzo Cugis e Gianfranco Liori, grazie della visita. Siete molto simpatici. Amici della televisione, se li volete contattare, li vorreste ospiti a qualche programma per ragazzi, loro sono qua. Contattate me e vi metto io in contatto con loro. Grazie, alla prossima! Vai con la chitarra, vai! Ed è una mutanda blu, è una mutanda blu, una mutanda blu. Mutanda, 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 mutanda.
mutanda, 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 una mutanda, 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 mutanda